A Seravezza apre una riserva di pesca nell'area medicea. Parte dal puntone alla confluenza del Serre e del Vezza, per poi risalire quest'ultimo per 3 km, arrivando nello Stazzemese. Sarà divisa in zona di cattura e zona no-kill. La prima sarà aperta in base alla portata d'acqua tra fine marzo e inizio aprile. La zona no-kill, invece, sarà aperta fino al 31 dicembre. Un'iniziativa turistico-ambientale partita dall'idea del seravezzino Jonathan Paolicchi e supportata dai due comuni coinvolti, insieme alla Fondazione Terre Medicee e ai volontari delle associazioni Mosca Club Apuano e Fly Club 90. Per me è la coronazione di un sogno, ma soprattutto è stata la volontà di fare qualcosa per il territorio, per un fiume abbandonato negli ultimi anni e povero di pesce, perché se non ci sono i pesci non ci sono neanche i pescatori. È un qualcosa fatto soprattutto per la comunità di Seravezza, perché crea indotto, tutte le riserve di pesca che ci sono in Italia creano indotto. E tutti i proventi serviranno per ripopolare il fiume, ripulire il fiume, controllare con le guardie il fiume e risistemare l'incubatoio di valle che è a Stazzema, dove vengono fatte nascere le piccole trote buttate nel fiume. La scelta di ribattezzare la riserva come Medicea si ispira alla storia. Proprio sopra il pozzo, nel chiostro del Palazzo Medicio, è collocata la scultura che riproduce la trota pescata da Caterina di Lorena nel 1603. Essere comunque coscienti che i nostri beni ambientali possono essere utilizzati e fruiti e farlo nella maniera più corretta possibile. Questo è il nostro obiettivo, e farlo nell'ambito della coscienza ambientale che ognuno di noi deve avere, ma anche poi di quella della conservazione dei nostri beni culturali.